E ciao a tutti ragazzi, io sono BeoGamer e oggi iniziamo ufficialmente GTA 5 Online. Intanto ragazzi, ritorno a ripetervi che io personalmente ho creato una crew, ma stavolta vi dico il nome, ovvero BG, che sta per BeoGamer, spazio YT, che ovviamente sta per YouTube, spazio crew, scritto CREW, ma sicuramente lo farò uscire da qualche parte durante il video. Allora ragazzi, io ho creato questa crew per un semplice motivo, ovvero dare a voi la possibilità di partecipare alle mie sessioni di gioco, o meglio alle gare che ho in progetto di giocare. Perché si chiedesse ma io già faccio parte di una crew eccetera, ragazzi, non c'è nessun problema. Da quel che ne so, su GTA 5 è possibile far parte fino a 10 crew e durante il gioco si può scegliere quella con cui giocare, quindi aggiungetevi pure tranquillamente, fate richiesta di entrare nella crew. Detto ciò ragazzi, oggi vi faccio vedere 3 delle gare che possiamo disputare insieme, quindi partiamo subito dalla prima. Eccolo qua ragazzi, questa si chiama Air 2 Tornado. Faccio vedere subito come funziona. Dai che si parte. 2, 1, via. Vai. Io ovviamente ho messo soltanto il giro perché questo è un video puramente dimostrativo. Allora ragazzi, le gare sono tutte e tre molto molto veloci. Ci saranno wall ride, ci saranno rampe tipo questa che si è presa bene, perfetto. Mezzo wall ride. Vai, gira. Ok, minchia, mi è andata di culo. Dopodiché, velocità a palla, tutto dritto. E siamo quasi alla fine. Dovrebbe essere quasi alla fine. Ripartiamo, dai. Dai, veloci. Eccolo qua, dall'ultimo checkpoint di preso. Ponte e arrivo. Come potete vedere, molto molto semplice. Però bisogna arrivare prima. Passiamo alla seconda gara. Where the winners ride. Eccola qua, questa si chiama Looping Hot Wheel e ora avete modo di vedere anche perché. Questa è la gara già molto molto più veloce rispetto alla prima. E vediamo un po' perché. Tutto abbiamo questo rettilineo. Poi ovviamente si frena. La bella accelerazione pure qua. E si torna indietro. Qua si sfonda un cancello. Via, veloci. E si torna dove eravamo prima. E qua gassa manetta ragazzi. Gassa manetta e mo arriva la sorpresa. Eccola là. L'avete visto, no? Ok. Andiamo dritto. Tutta accelerazione ragazzi, qua è tutta accelerazione. E qua si torna. Ok. E poi ragazzi arriva il difficile. Accelerazione a manetta. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere nei commenti se queste gare vi piacciono, se vi piace la mia idea di creare la crew per farvi partecipare alle mie gare. Vediamo un po' se mi riesce al primo colpo. Forse sì. No, ovvio. Ripartiamo. Che addirittura esplosione. Zitti tutti? Dai! Oh, che cazzo, finalmente! E questa ragazzi era la seconda gara e sarà veramente difficile per tutti. Passiamo alla terza. E questa ragazzi è la Fly Little Dragon. Rispetto alle altre due, questa già come gara è un po' più impegnativa. Ora vedete anche perché. Tanto l'inizio secondo me è stupendo.
praticamente è tutta in discesa, curva manetta. Io ovviamente faccio cagare nella guida come al solito. All'inizio è tutto così, poi inizia a farsi ancora più divertente. Dai che siamo ripresi. Poi tutta manetta, ci dovrebbe essere, eccolo qua. Si vola. Bello uno. Dai che spettacolo. E non è finita qui, perché mo arriva, guarda là. Dai, primo colpo, via, via. No, drizzati, drizzati. Ok, cazzo. Dritto. Vai. Giù. Ragazzi, la gara è tutta così, Ma vedete. Faccio sta parte qua. Via. Ok. No, vai. Ok, drizzi, perfetto. Mo' vedete qua. Qua è spettacolare. Qua è spettacolare. Se mi riesce al primo colpo, vai. In che sarà andato. Ciao. Vai. Accelera. Rimani. Guarda qua. Porca miseria. Non esplodere. Perfetto. Gira. Ok. E gira. Ma qua l'ho mancato, ok, ci siamo. Merda. Vai. Minchia. Sali. Via. Quale direzione spari? Che cazzo stai dicendo? Vai. Ok, preso. Ah, lì, ok, via, vai, si salta ancora. E dovremmo prendere. Perfetto. Ok ragazzi, questa è la terza gara, a mio parere la più divertente. Io praticamente nel gioco ho salvato ben 10 gare molto simili a queste e anche più difficili, con cui ci possiamo davvero divertire parecchio. Quindi se volete fare queste gare e volete giocare delle sessioni come sottoscritto, fate richiesta di iscrizione alla mia crew e io sarò felice di accontentarvi. Detto ciò ragazzi, io concludo qui questo episodio come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi lasciate un pollice in su e commentare. Alla prossima, ciao! Weight of your love.